Venerdì prossimo il nuovo centrodestra annuncerà Guerino Testa come candidato sindaco di Pescara. Alla fine, le due facce del vecchio PDL, vale a dire l'NCD e Forza Italia, andranno divise nella città più importante d'Abruzzo, vale a dire nella competizione elettorale, dopo le regionali, più significativa. Non è un bel segnale. Difficile pensare che una campagna elettorale che si preannuncia difficile e insidiosa su vari fronti per il centrodestra non possa lasciare anche strascichi interni. La corsa tra Luigi Alboremascia e Guerino Testa non sarà un'amichevole, questo è sicuro. E come si concilieranno le bordate che i due schieramenti si lanceranno da questa settimana in poi con il volemo sebbene che si va predicando in questi giorni e con l'eventuale ballottaggio dove un'alleanza a quel punto sarà necessaria? Eventuale ballottaggio perché le forze in campo non saranno solo tre, compreso il Marco Alessandrini del centro sinistra, perché ci sarà da valutare l'effetto movimento 5 Stelle. Già perché a questo punto di certezze non ce ne sono più tante. Non è detto, ad esempio, che al ballottaggio alla fine vadano il candidato del centro sinistra e uno di quelli del centro destra. La divisione dei voti, infatti, indebolisce entrambi, favorendo potenzialmente il candidato Grillino. E in quel caso, cosa si farà? Un centrodestra tagliato fuori dall'eventuale corsa per la poltrona di sindaco di Pescara sarebbe uno dei flop più clamorosi della storia politica abruzzese. Eppure, di tempo per trovare un accordo, Nazario Pagano e Federica Chiavaroli ne hanno avuto tanto. E come? Di incontri ce ne sono stati a Iosa, ma di chi è stata la volontà di correre da solo? indubbiamente del nuovo centrodestra, questo dice la storia, convinto che l'appello di Guerino Testa sia più forte di quello di Luigi Albore Mascia. Le urne diranno se sarà così, anche se quest'ultimo potrà contare sull'appoggio di Carlo Masci, non uno qualunque, che ha deciso di fare un passo indietro. Non è una spartizione di poltrone, si è detto da entrambe le parti, l'idea invece è che proprio la mancanza di una di queste abbia causato il tutto.